Giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, una bellissima celebrazione anche nella città di Teramo. È sempre un momento molto particolare perché si ricordano questi corpi militari che giorno dopo giorno danno se stessi per il bene del paese. 365 giorni all'anno, H24, in Italia e all'estero. Quindi non possiamo che confermare, ma ribadire con grande forza il nostro grazie per tutto quello che fanno, per la nostra sicurezza e all'estero anche per missioni internazionali di pace e, ripeto, pace, ma non possiamo negare che la pace, di pace in questo momento nel mondo ce ne sia veramente troppo poca, insomma speriamo che si possa, qualcuno dei vari conflitti in corso, speriamo si possano risolvere presto e bene in maniera pacifica, perché c'è veramente bisogno di pace e serenità in tutto il mondo. A volte si parla di alcune criticità nell'ambito dei corpi armati, carenza di personale, insicurezza, ecco, c'è la possibilità di fare qualcosa anche in futuro per migliorare sempre di più queste professionalità? Allora no, insicurezza no, carenza di personale sì, questo è un problema che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, le prefetture, i comuni e tutti gli uffici pubblici, è una fase storica in cui le carenze di organico sono notevoli, da Bolzano a Caltanissetta, e che quindi questo non impedisce assolutamente, ma rende un po' più difficoltoso per la pubblica amministrazione offrire quei servizi al cittadino per cui esiste, insomma. Quindi questa è una difficoltà di questa fase storica, e anche su questo però speriamo nei prossimi anni si possano colmare questi gap.